Una manifestazione per i 150 anni dell'Unità d'Italia che ha coinvolto l'intero circolo didattico, il terzo circolo didattico. Direttore, una bella manifestazione. Bellissima, bellissima. Ero molto preoccupato, considerato il numero dei partecipanti, però alla fine devo dire sono soddisfatto, perché valeva la pena di imbarcarsi in questa avventura. Direttore, cosa significa, che valenza ha festeggiare per un bambino del sud dell'Unità d'Italia? Ma diciamo che per i bambini di tutta Italia secondo me ha una valenza importantissima. Infatti, come detto prima ai genitori, la nostra non è una pura esibizione per mostrarci come scuola, non ne abbiamo bisogno. L'intento era quello di far capire a tutti, bambini ma anche e soprattutto agli adulti, il prezzo altissimo che hanno pagato le generazioni passate per consegnarci un'Italia unita. Questa è la cosa più importante. Una manifestazione che ovviamente durante l'anno, nel corso delle ore didattiche, è stato spiegato ai ragazzi l'importanza di questa Unità d'Italia, come si è formata, come ci si è arrivati. Ma infatti è stata, diciamo, la conclusione, una sintesi dei lavori svolti durante l'anno scolastico. Si è cercato di far capire appunto come si è arrivati all'Unità d'Italia, si è cercato di far capire ai bambini anche il valore della Costituzione, ovviamente nei limiti possibili degli articoli fondamentali della Costituzione. È stata importante, grandissima la partecipazione dei genitori. È stata numerosissima, non me la sarei mai aspettata. Infatti ho detto loro che in questa giornata, al di là di tutto, e dico al di là di tutto tra virgolette, sono fiero di essere italiano, di essere napoletano e di essere il rappresentante legale di questa scuola.